È anche l'autore di numerosi libri sul fenomeno UFO. Ed Conroy è un giornalista del San Antonio Express News. Ha scritto il suo libro Rapporto su Communion, che analizza la straordinaria vicenda di Whitley Strieber, del quale ci occuperemo più avanti, e di altri casi di rapimento. Che impatto ha avuto il libro Communion sull'opinione pubblica accostando UFO e rapimenti? Penso che la risonanza ottenuta da Communion sia incalcolabile. A mio parere, probabilmente ha avuto più influenza sui lettori di qualsiasi altra analoga pubblicazione. Lo testimoniano più di 2 milioni di copie vendute negli Stati Uniti. Continua ad essere un best seller, ma l'aspetto più significativo è che il libro ha spinto la gente a parlare dell'argomento. Ritengo che il lavoro di Strieber, vista la fama e l'attendibilità dello scrittore, abbia accresciuto il peso della questione sui rapimenti. In sostanza, Strieber ha infranto la barriera dell'incredulità della gente. Dottor Stranges, come mai negli ultimi anni i rapporti sui rapimenti sono aumentati? Ritengo che i media abbiano affrontato seriamente l'argomento, forse per la prima volta, oltre al fatto che migliaia di persone di ogni livello sociale hanno asserito di essere stati rapiti. Se questo è vero, il governo degli Stati Uniti ha il dovere di garantire alla nazione una ricerca scientifica seria e rigorosa, al fine di scoprire con esattezza quello che sta accadendo. Dottor Haynes, lei ha svolto numerose indagini sui casi di rapimento. Esiste un modo migliore per condurre queste indagini? Sì, penso che esista. Sgombrare il campo da quelle persone che svolgono questo genere di ricerche senza alcuna base o preparazione, cioè per così dire gli autodidatti. Perché non comprendono i danni che si possono causare? Vengono presi sul serio? Purtroppo sì. Tutti coloro che hanno provato un'esperienza del genere sono quasi sempre in condizioni drammatiche e si aggrappano a qualsiasi genere di aiuto. Le presunte vittime dei rapimenti presentano nella maggioranza dei casi gli stessi sintomi. Ai vuoti di memoria si accompagnano spesso shock consistenti. La comprensione e l'accettazione delle esperienze rivissute in regressione ipnotica sono sempre traumatiche. Si tratta di esperienze generalmente sgradevoli, durante le quali gli individui ricordano di essere stati sottoposti a controlli che lasciano tracce psichiche. Le zone d'ombra che l'ipnosi regressiva riesce a evidenziare sembrano essere sotto il controllo degli alieni o di chi perpetra queste intrusioni. Naturalmente esistono casi di allucinazione che però non possono essere collegati direttamente al fenomeno UFO. Come nel caso dei coniugi, che sottoposti a regressione separatamente confermarono l'identico racconto. Una costante preoccupante del fenomeno è che le presenze tornano anche ciclicamente e che i soggetti scoprono in età adulta di aver avuto contatti sin da piccoli. Le presenze hanno sembianze anche umane, ma i tipi di entità associate agli UFO possono differenziarsi enormemente. Il tipo più diffuso è quello dei grigi, individui piccoli, glabri e ben poco umani. Signor Moore, cosa l'ha spinto ad occuparsi del fenomeno UFO? Ho iniziato a interessarmi di UFO negli anni 50, quando ero ancora studente, e ho mantenuto questo interesse dopo aver terminato le scuole superiori a metà degli anni 60. Quando mi occupai di alcuni fatti accaduti nello stato di New York, dove lavoravo allora, e mi sono dedicato a scoprire quello che sa il governo degli Stati Uniti sull'argomento. Pensa che il governo nasconda la verità?
Non è questione di pensare, è la realtà dei fatti che lo dimostra. Ci sono prove molto evidenti che il governo sta occultando la verità. Esistono documentazioni, documenti scritti. C'è stato ad esempio un caso che è finito davanti alla Corte Suprema degli Stati Uniti, in cui le agenzie governative avrebbero arbitrariamente tenuto nascoste delle prove. Vedo che lei non è molto d'accordo. Come giornalista ho avuto sempre serie difficoltà nell'ottenere informazioni corrette da dare ai miei lettori su un argomento così insolito. Le notizie false e depistanti che fornisce il governo rendono molto difficile il mio lavoro di giornalista. Ritiene che questo problema riguardi solo il nostro paese? Sono assolutamente certa che questo atteggiamento sia universale e penso anche che siano coinvolti giochi politici per il controllo della situazione. Dottor Haynes, lei ritiene che questi esseri stiano cercando di avere dei contatti specifici con qualcuno di noi in particolare? Non sono ancora convinto che noi siamo stati visitati, non ne sono certo. Sto valutando gli eventi cercando di giungere a una conclusione appropriata, ma penso che questa sia un'affermazione prematura. Non ha trovato prove determinanti? No, almeno per quanto mi riguarda. Tuttavia, citando l'astrofisico Carl Sagan, esistono bilioni e bilioni di pianeti e sistemi planetari in grado di ospitare la vita. Miss Cooper, può raccontarci brevemente il retroscena dell'incidente di Roswell? Cercherò, ma Bill è l'esperto del caso. Nel luglio del 1947, Mac Brazel, un rancher di Roswell, una cittadina del New Mexico, trovò strani rottami e ritenne che la cosa dovesse essere riferita allo sceriffo di Roswell, il quale pensò che si trattasse di problemi di competenza militare. Così Mac Brazel riportò l'accaduto alle autorità militari della vicina base aerea che si recarono sul luogo. Vuoi continuare tu? Nessuna prova materiale? Sì, esistono dei documenti militari che lo provano. In effetti, il primo comunicato stampa rilasciato dalle autorità militari di Roswell, il 7 luglio del 1947, diceva senza ombra di dubbio che era stato rinvenuto il relitto di un disco volante. Furono parole loro, non mie. Il giorno successivo, il generale Remy, dell'aeronautica, cambiò completamente la storia, dichiarando che si era trattato di un grosso equivoco e che l'oggetto rinvenuto era una sonda meteorologica. L'uomo che passò alla stampa questo secondo comunicato, l'assistente del generale Remy, il generale Dubose, tuttora vivente, ci ha confermato che la storia della sonda era stata completamente inventata per depistare la stampa. Sono stati trovati dei corpi nel luogo dell'incidente? Secondo le testimonianze, sono stati trovati dei corpi sul terreno, 4 corpi. La storia di Whitley Strieber, raccontata nel libro Communion, è allo stesso tempo paurosa e interessante. Tuttavia, quello che molti non hanno ancora compreso è che la zona dove si trova lo chalet di Strieber è stata per anni un punto cruciale negli avvistamenti di UFO. Il dottor Allen Hynek, uno dei più importanti esperti sul fenomeno UFO, ha indagato personalmente su questo caso insieme a me. Egli lo considerò il più significativo di tutta la storia della ricerca sugli UFO. Perché? Perché ci sono stati così tanti testimoni attendibili. Nel suo libro Night Siege, Imbrogno esamina dettagliatamente migliaia di rapporti su avvistamenti di strani oggetti nei cieli della zona conosciuta con il nome di Hudson Valley, zona che comprende la parte settentrionale dello stato di New York e il Connecticut. Le testimonianze raccolte nella Hudson Valley confermano che negli ultimi 5 anni sono stati osservati molto chiaramente degli oggetti volanti, talvolta a forma di boomerang,
altre volte circolari, le cui dimensioni erano quelle di un campo di football e forse più grandi. Un testimone oculare ha fornito al professor Hynek ben più di una descrizione verbale. Questo video fu girato il 24 luglio del 1984 a Brewster, nello stato di New York, alle 22:15. Ecco, qui l'oggetto appare nascosto da un albero e la telecamera non riesce a mettere a fuoco. Come si può notare, l'oggetto riappare come circondato da numerose luci. Gli avvistamenti della Hudson Valley continuano anche nel corso degli anni 90. E certamente uno dei casi più conosciuti e pubblicizzati riguarda lo scrittore Whitley Strieber.